Gara asciutta in Canada, che vede un solo favorito, il Poleman Max Verstappen. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Una griglia di partenza, quella del GP del Canada, un po' insolita, che vede al secondo posto Fernando Alonso, a fianco all'unico favorito della gara, Max Verstappen, che parte dalla pole position. Alonso aveva approfittato di un'ala carica nelle qualifiche in condizioni di bagnato per fare il tempo, ma la gara è in condizioni di asciutto. Alle sue spalle, in terza posizione, c'è la Ferrari di Carlos Sainz, che, al contrario di Alonso, si è qualificato con un'ala scarica, che non lo ha aiutato, ma ottima nelle condizioni di asciutto. Leclerc invece parte in penultima posizione con l'altra Ferrari a causa delle penalità inflitte per la sostituzione non solo della centralina elettronica e del terzo motore già previsti, ma poi di un'intera quarta power unit smarcata per poter essere utilizzata in rotazione anche nei prossimi GP senza ulteriori penalità. Mario Isola della Pirelli dichiara la migliore strategia ad una sola sosta, passando da gialle a bianche intorno al 25° giro o da rosse a bianche qualche giro prima. Nel gruppo di testa partono tutti con gomme medie, mentre Leclerc prova una strategia diversa e sceglie le gomme dure per la rimonta. Allo spegnimento dei semafori scatta subito bene Max Verstappen, che tiene agevolmente la posizione. Partono bene anche Sainz e Alonso e mantengono la posizione. Leclerc inizialmente si tiene lontano dai guai e supera solo Latifi. Mick Schumacher perde qualche posizione dopo le prime curve. Al terzo giro, con il DRS abilitato, Sainz riesce ad affondare il sorpasso ai danni di Alonso. Intanto anche Leclerc prosegue e risale in 16ª posizione dopo aver superato Gasly e Stroll. Al 7° giro alcuni piloti effettuano la prima sosta e anche Magnussen, con un problema all'ala anteriore, è stato letteralmente costretto alla sosta per evitare bandiera nera. Nel frattempo Perez è costretto al ritiro con problemi al motore, accostando la sua vettura e provocando una virtual safety car. Ed alcuni ne approfittano per la sosta, tra cui Verstappen e Hamilton, ma non riesce ad approfittarne Sainz, che si trova momentaneamente al comando. Leclerc invece perde molto tempo dietro a un gruppetto e a stento riesce a superare Norris al 14° giro e con più difficoltà riesce a ripetersi con Bottas, a sua volta impegnato ad ingaggiare Albon. Alla fine entrambi riusciranno a passare la Williams al giro 19. Al 20° giro, per il ritiro di Mick Schumacher, che accosta anche lui la sua vettura, viene azionata una safety car e stavolta Carlos Sainz riesce ad entrare per il pit stop e rientra in pista in terza posizione alle spalle di Alonso, che invece decide di non fermarsi. Un'opportunità per Leclerc, che si porta in 7ª posizione dietro all'Alpine di Ocon. Sainz ha gomme molto più fresche sia di Alonso che di Verstappen e al giro 22 sorpassa Alonso e si porta a 9 secondi da Verstappen. Leclerc comincia ad accusare mancanza di trazione e rimane dietro ad Ocon per molti giri senza riuscire ad avvicinarlo. Sainz sembra avere un buon ritmo e inizia a marcare secondi su Verstappen e al giro 42 ha circa 5 secondi di ritardo. Al giro 43 è la volta di Leclerc entrare ai box, che però arriva un po' lungo sulla sua piazzola e la sosta è lenta e la Ferrari torna in pista alle spalle di un gruppetto dietro alla McLaren di Ricciardo e all'Alfa Tauri di Tsunoda, che era partito accanto a lui sulla griglia. Tutto da rifare per Leclerc. Al giro 49 Yuki Tsunoda sbaglia andando lungo contro le barriere all'uscita della pit lane ed entra in pista una safety car che ricompatta il gruppo con Verstappen in testa, poi Sainz, Hamilton e Russell, tutti e quattro con gomme hard e alle loro spalle Ocon, Alonso, Leclerc e Bottas con gomme medie e Vettel e Guanyu-Zhou a completare la zona punti con gomme hard. Alla ripartenza, nel giro 54, le posizioni rimangono invariate e quando viene abilitato il DRS, sia Sainz che Leclerc sono sotto al secondo rispetto ai piloti che li precedono, ed è proprio Charles a riuscire a superare Alonso alla staccata del tornantino. Alla fine Leclerc riesce a guadagnare la quinta posizione, sbarazzandosi anche di Ocon. Sainz tenta fino alla fine di attaccare Verstappen in un botta e risposta emozionante tra i due, ma alla fine a vincere è il favorito annunciato, Max Verstappen. Un grandissimo passo avanti per la Mercedes, che ritrova Hamilton sul podio e ancora una solidissima gara per Russell quarto. Quinto Leclerc con una rimonta dalla 19ª posizione, seguono le due Alpine ed un deluso Alonso che termina alle spalle del compagno Ocon dopo l'incredibile secondo posto nelle qualifiche di ieri. Chiudono la zona punti le due Alfa Romeo con Bottas ottavo davanti al compagno Joe. Un buon 10° posto per Stroll e per un Aston Martin che però paga l'errore delle qualifiche di ieri, specialmente con Vettel in 12ª posizione.
e continua a seguirci per avere tutte le novità a portata di click sul proseguimento del campionato mondiale di Formula 1. Metti like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!